Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi una delle palette che mi avete richiesto di più in questo periodo. Sto parlando della palette Iconica. Allora, prima di tutto, questa palette mi è stata inviata, quindi voglio ringraziare tantissimo i ragazzi che hanno lavorato appunto a questa palette e che hanno deciso di inviarmela per farmela provare. La palette Iconica, che a me non so per quale motivo viene da chiamare Iconica, quindi scusatemi se la pronuncerò male in questo video. Viene rivenduta dal brand Cosmify. Anche qui spero di dirlo bene, non ne sono sicura. Praticamente sono, se non ricordo male, 16 ragazzi che hanno lavorato alla realizzazione di questa palette e di altri prodotti che stanno uscendo sul loro sito. Io qui la palette mi avete richiesto in tantissimi di provarla, quindi appunto oggi la provo insieme a voi per la primissima volta. L'ho soltanto aperta, ma non ho sfiorato neanche una cialdina, quindi faremo proprio il video first impression. Questa qui è la scatolina, quindi vi arriva con la scatola di cartone. All'interno c'è una card con tutti i nomi dei ragazzi che hanno realizzato questa palette. E questa è la palette all'interno. Il packaging è molto carino, tutto bianco con le scritte in oro rosa. Il sopra è anche leggermente morbido, è fatto in cartone. È un po' pesante, questa è la prima cosa che ho notato quando ho tirato fuori la palette dalla scatolina l'altra volta che ve l'ho fatta vedere su Instagram. Rispetto ad altre palette che ho, la trovo leggermente pesante. Non è assolutamente un problema se la tenete dentro casa come il 90% della popolazione. Se dovete comprarla perché viaggiate molto per lavoro, perché la portate spesso in giro, calcolate che potrebbe essere un contro. All'interno è fatta in questo modo, quindi c'è lo specchio e ci sono 24 cialdine con un pennello. Il pennello, vediamo perché non l'ho visto. Non è dei miei preferiti, sicuramente questa parte piatta non mi piace proprio. Questa parte invece per sfumare il colore potrebbe piacermi, lo proverò anche questo insieme a voi. Gli ombretti all'interno sono questi qui, sono molto molto carini, mi ispira davvero tantissimo questa palette. Primissime impressioni, avendola aperta così insieme a voi, è che c'è una buona varietà di ombretti opachi, una buona varietà di ombretti brillanti, quindi sicuramente si possono realizzare tantissimi look diversi. Mi piace che ci sia un colore chiaro opaco, vediamo se sarà abbastanza chiaro anche per il mio tipo di pelle. Mi piace che c'è un nero opaco e anche un marrone opaco molto scuro. Questi due colori per me sono abbastanza fondamentali perché quando non voglio fare l'eyeliner o non voglio mettere una matita scura, prendo un po' di ombretto e lo metto all'attaccatura delle ciglia. Gli ombretti in tutto sono 24, se non sbaglio, mi sembra di averlo letto adesso sul sito, e il prezzo della palette è di 49 euro. Prima di continuare con questa prima impressione, voglio toccare le cialdine e voglio iniziare a fare gli swatches sul mio braccio, anche per farveli vedere. Calcolate che non ho visto nessunissima recensione di questa palette, quindi non ho idea di quello che pensi la gente su questa palette. Non so se è stato tipo un wow, fighissima, oppure wow, non ci è piaciuta per niente. Vado a toccare il colore opaco e sembra già da subito molto scrivente. È un po' giallino e credo che per delle pelli molto molto chiare sia un po' troppo scuro per fare, diciamo, la zona chiara sotto il sopracciglio, però sicuramente per carnagioni da medio a medio scuro va benissimo. In ogni caso, è un colore perfetto da applicare su tutta la palpebra superiore per andare ad asciugare il primer o la cipria. Voglio toccare così a caso qualche cialdina e poi faccio tutti gli swatches sul mio braccio. Mi ispira tantissimo Gustav, so che pronuncerò male i nomi, ne sono sicura perché lo faccio sempre. Ok, sembrano molto molto scriventi. Voglio prendere anche Charlie, questo colore non so perché mi ispira tantissimo, poi io i blu non li porto mai. Anche questo mi sembra molto molto scrivente. Andiamo con un opaco, andiamo con Yoko. Ok, gli ombretti mi sembrano tutti molto molto scriventi. Adesso datemi un minuto così realizzo tutti gli swatches sul mio braccio. Ok ragazzi, sono riuscita a finire gli swatches più lunghi di tutto il mondo. Adesso ve li faccio vedere e poi vi dico che cosa ne penso. Avrete già capito dalla mia espressione che ho avuto qualche problema, vi faccio vedere tutti gli swatches. Allora, questi sono tutti i colori della palette. Sembra che io abbia un mega tatuaggio tipo arcobaleno sul braccio. Magari da così lontano possono sembrare super fighissimi, ma ho avuto parecchi problemi con alcuni colori. Non so se lo vedete, ma gli opachi, soprattutto quelli dai colori diciamo più accesi,
non sono molto omogenei come colori. Ovviamente queste sono solo delle prime impressioni, non li ho ancora applicati sugli occhi, quindi rimaniamo così come il colore swatchandolo si è comportato in questo modo. Ho avuto tantissimi problemi con i due colori più chiari, cioè Diana e Elvis, che sono praticamente il chiaro qui e il grigietto qui. Non si sono proprio applicati minimamente, cioè ho grattato, sono andata lì a grattare anche con l'unghia, ho prelevato la polvere e l'ho applicata e non so se si vede, praticamente c'è una piccola striscetta di colore qui, ma non sono proprio riuscita a farli scrivere in nessun modo. Vorrei lanciare così una piccola non so neanche come chiamarla. Secondo me questa palette è stata fatta dallo stesso laboratorio di Mulac Cosmetics. Ora, l'ultima palette di Mulac che ho provato è stata la Different 2, anzi l'ultima e l'unica palette che io abbia mai provato di Mulac. Vi devo dire che la cosa che ho riscontrato in questa palette è che gli ombretti opachi, quasi tutti, sono molto gessosi al tatto, cioè non sono cremosi, non sono morbidi, ma vi dà la stessa sensazione che vi dava, avete presente quando scrivevate con il gesso a scuola? Quella è la sensazione che mi dà sulle mani e quello è uno dei motivi per cui non ho mai più utilizzato la palette di Mulac. Comunque, prima di dirvi che cosa ne penso al 100%, voglio applicare questi ombretti sugli occhi e vedere che cosa succede applicandoli. Un'altra cosa che mi è successa, cioè non vorrei che a me fosse capitata una delle palette sfigate che non lo so, è uscita male. Vi ho detto, non ho visto nessunissima recensione, quindi non so che cosa ne pensa il web, che cosa ne pensano le persone in generale. Io come al solito sono trasparente, senza filtri, come ogni singola recensione che faccio sul mio canale. So che qui sotto mi scriveranno tantissimi insulti, tantissime persone, però vi voglio specificare che quello che io dico in questi video non è un attacco a chi fa le cose, ma semplicemente io non vi dirò mai che una cosa mi piace se poi realmente non è così. Non ci riesco a farlo, quindi se vi dico che una cosa non mi piace, accettatelo per com'è, non vi sto dicendo di non comprarla, semplicemente vi sto dicendo che magari non piace a me. Che poi il brand deciderà di non inviarmi mai più niente, va benissimo, preferisco comprarmi le cose da sola, preferisco come al solito dirvi quello che ne penso in modo trasparente al 100%. Sono curiosa di sapere se qualcuno di voi ha riscontrato questa cosa, Marilyn, che è questo bellissimo colore qui. Quando sono andata a toccarlo sembrava granuloso, quasi come se all'interno dell'ombretto la polvere non fossa, non fosse fatta tutta, non so neanche come spiegarlo, cioè i granelli non sono tutti della stessa grandezza, ma come se ci sono proprio dei granuli all'interno. E sento proprio la differenza tra Marilyn e gli ombretti che ci sono vicino opachi, quindi vi ripeto, non vorrei mi fosse capitata una palette sfigata, magari qualcuno di voi che già l'ha provata mi può far sapere qui sotto in un commento se anche voi avete riscontrato la stessa cosa. Prendo il colore chiaro e lo vado a mettere sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Questo colore è davvero simile al mio colore di pelle, quindi ovviamente non si vedrà nessuna differenza. Ora, cambio pennello, ne prendo uno da sfumatura più ampio e voglio applicare William, che è questo marroncino qui di media intensità, come colore di transizione. Intensifico la piega dell'occhio, prendo il pennellino, quello che viene fornito nella palette, vediamo com'è questo pennello, utilizzo Andy, questo terracotta opaco. Allora, il pennello non è dei miei preferiti, quindi lo vado subito a cambiare prima che faccio dei casini irreparabili. Gli ombretti mi sembra si applichino abbastanza bene fino a questo momento, anche se in alcuni punti sono dovuta ripassare più volte perché non riuscivo ad avere proprio un colore omogeneo. Lavorandolo un po', diciamo, si riesce ad ottenere un bel effetto. Ora vado a prendere Naomi, che è questo bellissimo ombretto qui. Dallo swatch mi sembra che ha anche dei riflessi rossi, mi sembra molto molto particolare. Faccio il mio solito test, quindi prendo l'ombretto con il pennello. Se non dovesse piacermi applicato in questo modo, vado direttamente con il dito. Allora ragazzi, guardandomi un attimo da vicino sto avendo tantissimo problema di fallout e credo siano proprio i glitter all'interno di Naomi. Calcolate che ho appena provato ad applicare l'ombretto con il dito, scusate, con il pennello, e non mi piace perché non si applica secondo me in modo così pieno come con il dito, però
tanti 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 glitter cadono sul viso. Ora continuo ad applicarlo e poi andiamo avanti. Ora prendo Grace, sempre con il dito, e lo metto al centro della palpebra. Utilizzo sempre il dito. Sto avendo ancora problemi di fallout, nel senso che appena tocco l'ombretto che c'è sotto, mi va praticamente a cadere tutto sullo zigomo. Voglio fare la parte inferiore dell'occhio, voglio provare Sofia, che è questo marroncino qui a base verde militare quasi. Questi colori mi sembrano molto molto carini, questo verde Yoko e Sofia. Ovviamente non li ho provati, quindi non so dirvi. Lo prendo con un pennellino piccolo e lo vado a mettere sulla parte inferiore dell'occhio. Ora mi aiuta a sfumare questo colore con Yoko. Ora con un pennellino piccolo cerco di prendere Diana, questo colore chiaro luminoso. Vediamo se riesco ad applicarlo almeno con il pennello sull'angolo interno dell'occhio. Niente ragazzi, a me questo colore sta dando davvero tantissimi problemi. Cioè, sono dovuta ripassare tantissime volte sopra, è davvero molto molto trasparente, sto davvero faticando ad applicarlo. Tra l'altro, credo che un po' di polverina mi sia anche entrata dentro l'occhio perché mi sta un pochino diventando rosso, però vabbè, fa niente. Adesso voglio prendere un colore scuro e un pennellino angolato, andiamo direttamente con il nero e voglio fare una piccola codina appunto con l'ombretto per vedere come lavora anche questo colore. Ancora una volta, di nuovo fallout in questa zona. Allora, il nero mi sembra abbastanza intenso e nient'altro da dire. Per il momento ho terminato con gli ombretti, quindi finisco il mio trucco applicando un po' di mascara e ci vediamo tra un secondo per le mie prime impressioni su questa palette. Quindi, ragazzi, questo è il trucco completato. Vi posso svelare che sono un attimino preoccupata di quello che sto per dire, nel senso che riflettendoci un attimo, mi sembra quasi che io mi stia forzando a voler per forza farmi piacere questa palette, semplicemente perché è stata fatta da tantissime persone che hanno tanto seguito, che sono persone amate nella beauty community. È come se, non lo so, tutti si aspettino che il prodotto che hanno tirato fuori sia un prodotto fantastico. E in qualche modo io mi sto cercando, cioè sto cercando di forzarmi a farmelo piacere, anche se non riesco poi a farmelo piacere così tanto. Scrivetemi qui sotto che sono una stronza, quello che vi pare, però non riesco davvero a dirvi: sì, ragazzi, andatela a comprare perché è una palette fantastica. Lo vedete anche un attimino da, non lo so, da quello che trasmetto. Iniziamo da, non lo so, dal pennello. Il pennello non mi piace proprio, questa parte la sento già così al tatto, non è un tipo di pennello che utilizzerei. Quest'altra parte non mi piace la forma che ha il pennello, per mia preferenza personale non lo utilizzerei mai. Per quanto riguarda gli ombretti, che è diciamo la parte che ci interessa di più, trovo che gli opachi siano molto meglio degli shimmer. Anche se, vi ripeto, ci sono alcuni opachi che sono davvero tanto gestosi e Marilyn che è quasi granuloso, cioè non quasi, è proprio granuloso al tatto. Alcuni ombretti non scrivono per niente, cioè Diana e Elvis, cioè non riesco proprio a farli scrivere in nessun modo. Altri ombretti li vedo un po' trasparenti. Ho faticato tantissimo a fare gli swatches, ci sono stata davvero tantissimo tempo perché prendevo un po' di ombretto e dovevo sempre ripassarci sopra per far apparire gli ombretti in questo modo. Ora, se voi prendete, non lo so, un ombretto e lo swatchate sul dito è bellissimo, però poi questo ombretto deve essere applicato sulla pelle. Se lo vado ad applicare perde tantissimo di intensità, cioè no, non risulta così come lo si vede sul dito, ma viene proprio davvero tanto trasparente e un po' polveroso. Alcuni ombretti trovo siano meglio di altri, alcuni non mi piacciono proprio già così swatchati, già così al tatto. Ora direte: sì, ok, non li hai mai provati, ma ragazzi, ho provato davvero tantissime palette e già swatchandoli riesco a capire tante cose. È una prima impressione, quindi sicuramente per dirvi cosa ne penso al 100% dovrei provarli tutti quanti.
Di quelli che ho provato, Naomi, scusate, che è il colore che ho sulla palpebra mobile, trovo sia davvero tantissimo polveroso e in generale alcuni di questi ombretti trovo siano un po' polverosi. Questo qui che ho applicato me lo sono ritrovato ovunque, addirittura qui sotto al naso, non so come io abbia fatto, l'ho semplicemente applicato con il dito sulla palpebra. Per quanto riguarda altri ombretti, ad esempio Cleopatra si applica bene, cioè l'ombretto nero che vedete come riga di eyeliner. Se mi guardo allo specchio dico vabbè, alla fine, cioè non è male il trucco che ho fatto, è un trucco normalissimo di quelli che magari posso fare tutti i giorni. Potrei dire che questa palette alla fine può andare bene, cioè potrei approvarla. Però se poi ci penso e dico ho fatto il triplo della fatica che faccio con altri ombretti ad applicare questi e ho tantissime altre palette che posso consigliare al posto di questa, non mi sento di dire questa palette per me è wow. Questo è quello che penso. Se avessi provato solo questa, magari vi avrei detto sì, non è una palette fantastica, non è neanche così tanto male, alla fine questo più o meno è quello che penso. Però se poi vado a pensare a tutte le palette che ho, quella di Jaclyn Hill, alle palette di Morphe, alle palette di Nabla, alla Skinny Dip di Chouet che ho qui davanti, alla palette di Jeffree Star che ho qui davanti, alla fine questa palette costa 50 euro e non è poco. E personalmente, non lo so, le palette di Color Drain che sono pazzesche, pensando alla cifra che dovrei spendere per acquistare questa palette, non spenderei mai quei soldi per acquistare questa palette, ma ne acquisterei delle altre. Quindi questo è quello che ne penso di Iconica. Mi dispiace molto che sia andata così, ma non riesco a dirvi che mi è piaciuta e che dovete assolutamente comprare questa palette. Secondo me non è wow, come purtroppo mi sarei aspettata, anche perché la selezione colori è davvero bellissima. Vi ripeto, ci sono alcuni colori che lavorano meglio di altri, però comunque il costo della palette è molto alto, quindi non mi sento di dirvi andate e compratela. Quindi chiudiamo qui i rapporti con Cosmify, che sicuramente non mi invierà mai più nient'altro in tutta la mia vita. Vi ripeto, non è assolutamente un problema. Cercate di non praticare l'insulto libero al di sotto di questo video perché i vostri commenti verranno cancellati. Questa è una community di gente educata e che dice quello che pensa e che si supporta. Quindi, se voi è la prima volta che aprite un mio video e ci tenete soltanto a scrivere, non lo so, un insulto qui sotto perché seguite, supportate una persona che ha creato questa palette e appunto sentite dirmi che questa palette non mi è piaciuta, non mi ricordo neanche il filo del discorso. Comunque, se mi insultate in poche parole verrete bannati dal canale. Questo è quanto. Visto che quando si fanno dei video che poi toccano altre persone all'interno della community, all'inizio tutti voi che mi seguite scrivete i vostri commenti carinissimi come sempre qui sotto, poi arriva lo strascico, si dice qui a Roma, non so se si usa anche in altre parti d'Italia. Comunque arriva tutto lo strascico delle persone che aprono e vedono un mio video per la prima volta e magari sentono che io non supporto le loro idole, i loro idoli, e quindi si divertono appunto a scrivere tutto quello che gli viene in mente qui sotto. Comunque ragazzi, io sono davvero curiosa di sapere che cosa ne pensate voi di questa palette. Se a voi è piaciuta così tanto da discostarvi completamente dai miei pensieri, sono curiosa di sapere, scrivetemelo qui sotto per favore, se anche voi avete riscontrato i problemi che vi ho descritto all'interno di questo video, quindi ombretti gessosi e granulosi o ombretti che non scrivono per niente, perché siccome è la prima volta che provo qualcosa da questo brand, non vorrei, vi ripeto, mi fosse capitata proprio una palette sfigata. E niente, sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. Come al solito vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice all'insù oppure iscrivetevi al canale. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!